Amiche ed amici, siete su Evoli in pillole, dosaggio settimanale. Maledetto PUC potrebbe essere la causa della fine della amministrazione Melchionda. Non c'è stato accordo sul piano urbanistico comunale, o meglio sulla sua gestione ai fini del consenso elettorale, pensiamo noi. Gli assessori di Evoli Libera non ci stanno. Si dimettono il presidente del Consiglio Comunale Luca Sgroia, l'assessore ai lavori pubblici Dino Norma e quello all'ambiente Ilario Massarelli, fedelissimo di Sgroia. Probabilmente gli assetti del PUC prospettati dal sindaco andavano troppo a vantaggio del vice sindaco Cosimo Ciccia, che a questo punto risulterebbe avvantaggiato come candidato a sindaco ufficiale del Partito Democratico, e questo è stato percepito da Luca Sgroia, che già si vedeva dietro la scrivania di primo cittadino, molto probabilmente. È stato comunicato nel corso di una conferenza stampa alla quale Evoli in pillole non è stata invitata, questo dopo che abbiamo concesso a Sgroia una comoda intervista di circa un'ora, mettendolo al centro della platea dei nostri 16.000 visitatori settimanali tra Facebook e web. Grazie, ce ne ricorderemo. Ciononostante, la nostra pagina è stata quella che per prima ha dato la notizia delle dimissioni degli assessori che, passando all'opposizione, farebbe contare all'opposizione appunto circa 16 voti e potrebbe causare la caduta anticipata della giunta e l'arrivo di un commissario fino alle prossime elezioni comunali previste per l'aprile del prossimo anno. Ci sono giunti invece i comunicati stampa di altre formazioni ed associazioni che prendono posizione sull'accaduto, che senz'altro balza all'apice degli avvenimenti di questa settimana. Prendiamo atto che una parte significativa della maggioranza, ancorché con colpevole ritardo, ha preso le distanze da un'esperienza amministrativa dannosa per la città, dichiarano i liberi e riformisti del PD. Dispiace che i partiti abbiano avuto un ruolo insignificante in questa ed in altre vicende analoghe, ed in particolare il Partito Democratico, continua il comunicato stampa. E stigmatizza l'assenza del PD in questa vicenda anche l'associazione Evoli in Mente. Questa vicenda è caratterizzata dalla totale assenza del Partito Democratico, che strategicamente è stato annientato senza rilevare alcun tentativo di rimente da parte dei vertici provinciali del partito stesso. Continua il comunicato di Evoli in Mente. Gli assessori dimissionari si sono svegliati dall'oblio in cui erano caduti a tempo sostanzialmente scaduto. Passiamo all'attualità, ancora l'attualità passata. Presente e futuro dell'ospedale di Evoli, questo è il titolo di un dibattito organizzato dal Comitato Spontaneo delle Mamme che si terrà nell'auditorium della Scuola Vincenzo Giudice domenica 28 alle 18. Vogliamo citare uno per uno tutti i partecipanti a questo evento: il sindaco, avvocato Martino Melchionda, il senatore, avvocato Franco Cardiello, l'onorevole Antonio Cuomo, il dottor Massimo Cariello, il dottor Gerardo Rosania, un festival della politica, insomma. Il TAR respinge il ricorso del consigliere politano di Forza Italia Damiano Cardiello per l'annullamento della delibera con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2013. Il tempo ci ha dato ragione ed ha dimostrato l'azione positiva e trasparente di questa amministrazione e dei funzionari dell'ente, ha dichiarato il sindaco Martino Melchionda.
La Eon Gas cita in tribunale il comune di Eboli per morosità. A monte del ricorso ci sarebbero fatture non pagate dal comune per 244.706,20 euro. Si tratta di somministrazione di gas naturale presso le scuole e di edifici di competenza comunale. Questa settimana alcuni organi di stampa annunciano con enfasi che in un futuro non precisato la mensa scolastica potrà essere prenotata dal web, ma ascoltate un po' gli adempimenti burocratici da ottemperare. Lo scopo è di agevolare le famiglie e di ottenere un complessivo miglioramento del servizio. La soluzione prevede la possibilità di procedere alla prenotazione del pasto sia via telefono che attraverso il web, ma udite, 1. Bisognerà compilare un modulo disponibile sul sito del Comune di Eboli. 2. Indicare i dati anagrafici del genitore e del figlio, i numeri di telefono fisso e del cellulare per identificare l'utente all'atto di prenotazione del pasto. 3. Il modulo con dichiarazioni ISEE dovrà poi essere consegnato all'ufficio istruzione presso il complesso monumentale di San Francesco, una sede distaccata. 4. All'accettazione della domanda verrà poi comunicata sia via email sia via SMS login e password assegnati ad ogni utente per l'accesso all'area riservata e per la verifica della propria posizione sui pasti consumati, ricariche effettuate e credito residuo disponibile. Una semplificazione enorme, insomma. La cronaca: non hanno aspettato il comune, gli abitanti del rione Borgo di Eboli e armati di pala e piccone hanno effettuato la pulizia di erbacce e di materiali che ostruiscono i canali di scolo presenti nel torrente Tufara. Questo però non ha impedito ai residenti di Piazza Borgo di denunciare la mancata pulizia degli addetti del Genio Civile e del Consorzio. Erbacce e degrado anche nel piazzale della stazione ferroviaria, più volte ripulita dal comitato di quartiere e adesso completamente abbandonata. Inoltre, detriti e rifiuti trascinati dal maltempo sulle spiagge del nostro litorale. In questi giorni si festeggiano i santi Cosma e Damiano, patroni di Eboli insieme a San Vito. Quest'anno pochi pellegrini in attesa della nuova casa albergo con tutti i comfort. Auguri a tutti Cosma e Damiano. Ed è tutto per questa edizione di Eboli in pillole, dosaggio settimanale. Arrivederci alla prossima. Un cordiale saluto da parte mia e della redazione.